Il significato delle forme punsè. Prima forma, il jiang, cielo. La prima forma percorre il trigramma che significa cielo, ovvero rappresenta l'inizio della creazione di tutte le cose nell'universo. Allo stesso modo, la prima forma rappresenta il primo passo nell'apprendimento del taekwondo. Questa forma è la più semplice da eseguire, in quanto costituita prevalentemente da tecniche di base. La prima forma è eseguita per il passaggio dalla cintura bianca alla cintura gialla. Seconda forma, i jiang, l'ago. La seconda forma rappresenta la fermezza interiore e l'elasticità esterna. La seconda forma viene eseguita per il passaggio dalla cintura gialla alla cintura gialla superiore. Terza forma, samjiang, fuoco. La terza forma percorre il trigramma che significa fuoco. Infatti rappresenta il calore e la luce. Questa forma serve per incoraggiare gli allievi a fare propri il senso della giustizia e la determinazione, nonché l'ardore per l'addestramento. La terza forma è eseguita per il passaggio dalla cintura gialla superiore alla cintura verde. Quarta forma, Sa Jiang, tuono. La quarta forma percorre il trigramma che significa tuono e simboleggia grande potere e dignità. Essa viene eseguita per il passaggio dalla cintura verde alla cintura verde superiore. Quinta forma, O Jiang, vento. La quinta forma percorre il trigramma che significa vento. Essa simboleggia al contempo impeto e calma e la forza e le debolezze insieme. La quarta forma è eseguita per il passaggio dalla cintura verde superiore alla cintura blu. Sesta forma, Yop Jiang, acqua. La sesta forma percorre il trigramma che significa acqua e simboleggia un flusso continuo e al contempo delicato. Essa viene eseguita per il passaggio dalla cintura blu alla cintura blu superiore. Settima forma, Xiljiang, montagna. La settima forma percorre il trigramma che significa montagna, ovvero rappresenta la fermezza e la poderosità. La forma è eseguita per il passaggio dalla cintura blu superiore alla cintura rossa. Ottava forma, Paljiang, terra. Quest'ultima forma delle cinture colorate, come la terra, comprende tutti gli elementi. Infatti è formata da tutte le tecniche di base del Taekwondo, che saranno il principio di un nuovo metodo di allenamento, ovvero un nuovo inizio acquisendo la cintura nera. L'ottava forma viene eseguita per il passaggio dalla cintura rossa alla cintura rossa superiore e per l'esame di cintura nera primo dan. Koryo, Corea. Il Koryo, Corea, è una vecchia dinastia coreana. Il popolo del periodo Koryo sconfisse gli invasori mongoli. Ogni movimento di questa forma rappresenta la forza e l'energia utilizzata per sconfiggere gli invasori. Questa è la prima forma che si impara dopo aver conseguito la cintura nera e ha un grado di difficoltà più alto delle precedenti. La linea lungo su cui si sviluppa la forma rappresenta una parola che in coreano significa uomo virtuoso. La forma è eseguita per il passaggio da cintura nera primo dan a cintura nera secondo dan. Kungam, diamante. Questa forma prende il nome dal monte Kumgamsan e dalla parola Kumgamseok, che significa diamante. Quindi rappresenta la forza del diamante e la grandezza e la bellezza della montagna. La forma è eseguita per il passaggio da cintura nera secondo dan a cintura nera terzo dan. Taebaek, luce. La forma rappresenta la determinazione e la forza del leggendario Dangun, che fondò il Taebaek ai piedi di Baekdu, il monte più maestoso di tutta la Corea. La linea disegnata da questa punsè rappresenta il trigramma che significa ponte tra cielo e terra. È eseguita per il passaggio da cintura nera terzo dan e la cintura nera quarto dan. Pyeongwon, pianura. Il termine Pyeongwon rappresenta la grandezza e la maestosità con la quale è eseguita questa forma. Essa è basata sull'idea della pace. La forma è eseguita per il passaggio dalla cintura nera quarto dan alla cintura nera quinto dan. Sipjin, 10. Questa è la forma della stabilità e della certezza di ciò che si è imparato e acquisito. La parola Sipjin deriva dal concetto di longevità, secondo il quale esistono 10 creature dalla vita eterna, che sono il sole, la luna, la montagna, l'acqua, la pietra, il pino, l'erba della gioventù eterna, la testuggine, il cervo e infine la gru. Essi sono due corpi celesti, due piante, tre animali e tre elementi naturali.
che infondono in ogni essere umano fede, generosità, amore e speranza. Questa forma simboleggia tutte queste cose. Il trigramma, disegnato da questa forma, significa 10, ma anche infinito. La forma è eseguita per il passaggio dalla cintura nera quinto dan alla cintura nera sesto dan. Jitae, terra. La parola Jitae rappresenta un uomo che sta in piedi sulla terra e guarda in cielo. Quest'uomo simboleggia la lotta per la vita, perciò la forma rappresenta i vari aspetti che accadono nel corso della lotta di ogni essere umano per la propria esistenza. Essa viene eseguita per il passaggio dalla cintura nera sesto dan alla cintura nera settimo dan. Chongquan, cielo. La parola Chongquan significa cielo, cosmo. La sua completezza infinita rappresenta la nascita, il mutamento e la fine. Si narra che più di 9.000 anni fa il fondatore del popolo coreano, Chongquan, fu inviato dal re paradisiaco sulla terra per fondare la città paradisiaca come capitale. Essa era vicina al mare paradisiaco e alla montagna paradisiaca, dove il popolo di Han partorì il pensiero e le azioni dalle quali ebbe origine il Taekwondo. La linea disegnata dalla forma è una T che simboleggia un uomo che viene giù dal cielo. La forma è eseguita per il passaggio dalla cintura settimo dan alla cintura nera ottavo dan. Ansu, acqua. La parola Ansu significa acqua, fonte di ciò che è necessario a preservare la vita e a far crescere tutte le creature. Ansu simboleggia la nascita, la crescita di una vita, la forza, la debolezza, l'armonia e l'adattabilità. La linea disegnata dalla forma rappresenta la lettera che vuol dire acqua. Essa è eseguita per il passaggio dalla cintura nera ottavo dan alla cintura nera nono dan. Ilio, identità. Ilio è il nome delle dee portate avanti dal monaco buddista Wonyo, appartenente alla dinastia di Silla. Questo pensiero è caratterizzato dalla filosofia dell'unicità di mente e corpo. Insegna che un punto, una linea, un cerchio, in fin dei conti, hanno una fine comune. Perciò il Punse Ilio rappresenta la coesione di spirito e corpo, che sono l'essenza di un'arte marziale. Ciò a cui un allievo dovrebbe arrivare dopo un lungo addestramento, sia sui tanti tipi di tecniche, sia sulla cultura spirituale affinché si completi davvero l'insegnamento del Taekwondo. La linea disegnata dalla forma rappresenta la svastica, un simbolo buddista che non ha nulla a che fare con il significato attribuitoli in seguito dai nazisti e dalla cultura occidentale. Tale simbolo era usato nella commemorazione del monaco Wonyo. La forma viene eseguita per il passaggio dalla cintura nera nono dan alla cintura nera decimo dan.